ad Archi Energy raccontiamo il progetto della sede logistica di una importante realtà. Andiamo a vedere di che si tratta. Alfonso, oggi parliamo di un testo di architettura che è legato a un marchio, a un'azienda, è una sede aziendale logistica. Allora la domanda che faccio è, a livello di tipologia, se esistono delle differenze nel tuo modo di progettare, nel vostro modo di progettare, e se esistono nei termini della sostenibilità, cioè se è più facile lavorare su questo tema nell'industriale, nel mondo degli uffici, nel domestico, nell'accoglienza. Non so se ci siano delle regole fisse o occorre declinare per forza di cose il progetto. La posizione nostra relativamente a questo tema è meno specifica, diciamo, del termine, ma molto più di definizione del progetto. Il tema della sostenibilità, che sai che è un tema che io non amo, è legato al fatto, diciamo, di come si approccia il progetto e che tipo di processo uno vuole mettere in atto. Per noi, per esempio, riaffermare alcuni materiali attraverso lo sviluppo che la tecnologia ha fatto negli ultimi anni, ridargliene una dignità o soprattutto comprendere le potenzialità e poi riaffermarle nell'architettura, fa parte di mettere in valore e quindi di affermare l'importanza della filiera come modalità di sostenibilità. La sostenibilità non è solo poi l'edificio alla fine con i suoi requisiti, è anche il processo che lo costruisce. Nel caso della Vima, dopo Dall'Ara, e adesso lo stiamo facendo anche in un progetto in Francia, per esempio il tema di riaffermare l'importanza di ridare forza e qualità attraverso i pannelli in cemento, attraverso la nuova tecnologia, attraverso un dialogo con un'azienda che permette di ottenere allo stesso tempo grandi, diciamo, performance energetiche dal punto di vista dell'involucro, facilità di posa, utilizzo dei materiali locali, capacità in qualche maniera anche di raccontare un progetto, è stato negli ultimi anni un tema molto forte che appare banale, ma invece c'è dentro, diciamo, l'evoluzione della materia, un tema significativo. Io credo che ci sia oggi questa grande dicotomia tra lo sviluppo che la tecnologia fa e la capacità culturale che spesso non abbiamo di prendere l'aspetto, come dire, tecnologico e di tradurlo in termini di progetto. Le vostre architetture, la sorpresa, il realismo magico, l'idea di raccontare delle storie, di in qualche modo distinguersi, che poi non è necessariamente sempre un'accezione negativa, è molto presente. Però sono temi molto difficili che in qualche modo recano in sé questo germe della senescenza, no? Quindi è difficile far invecchiare bene alcune architetture che di per sé si distaccano da luoghi comuni. Ma in realtà è un tema che oggi, visto che è l'anno in cui facciamo 25 anni, diciamo, di studio, di atelier, e quindi da alcuni anni stiamo cominciando a rifotografare 10 anni dopo ciò che è stato realizzato, proprio perché per noi il tempo è materia di progetto. In realtà la scelta materica e la scelta quindi di sviluppare il progetto attraverso dei temi di ricerca che poi diventano espressione architettonica, si vuole concentrare anche su questo aspetto. Noi facciamo molta attenzione al fatto che la scelta del progetto possa in qualche maniera garantire un dialogo col tempo, non vuol dire necessariamente mantenere completamente quel tipo, diciamo, di estetica, perché quando utilizziamo il legno amiamo il fatto che il legno si ossidi e racconti, però adesso abbiamo terminato delle residenze per delle cooperative a Milano, invece dove abbiamo utilizzato una nuova tecnologia del legno, tale per cui c'è la condizione voluta anche dal committente che il legno mantenesse quel tipo di aspetto. Allora è sempre un coniugare questo rapporto tra ciò che l'evoluzione ci permette, diciamo, di utilizzare, ritradurlo come progetto, riportarlo a dialogo col committente, perché c'è un tema sempre importante, che il progetto deve creare un processo culturale che è rivolto non solo agli architetti ma a chi utilizza gli spazi. Allora questo per noi è innovare, praticamente coniugare gli aspetti di esigenza a quello che comunque rimane sempre l'idea dell'architettura, quindi l'idea della bellezza e dell'estetica in tutti i suoi aspetti. Parliamo di residenze sociali o di residenze, diciamo, cooperative o altre, fino alla logistica e quindi a attività produttive industriali che devono e possono affermare un'importanza di questo tipo, ancora più perché insistono e impattano sul territorio. Come si fa a dichiarare l'identità di un'azienda nel progetto, soprattutto per quanto riguarda brand aziendali, produttivi? Con Dall'Ara ovviamente ci sono alcuni rimandi che possono in qualche modo richiamare la cinetica e il movimento del motore. Ti chiedo con Vimar e con altre situazioni come
non questo aspetto di mimesi che so non ti piace, ma come in qualche modo l'identità produttiva di un'azienda possa essere raccontata attraverso un'architettura. Beh, intanto ricercando il più possibile il dialogo con il territorio a cui l'azienda appartiene e dove ha scelto, come dire, di sviluppare le proprie attività e quindi i propri anche volumi, edifici che ospitano le proprie attività. Nel caso di Vimar, Vimar proprio vuol dire Viaro Marostica, quindi nella città di Marostica, l'insediamento è, come dire, l'ampliamento in un'altra area, diciamo, di ciò che hanno già realizzato ed esistente sul territorio, la scelta, come dire, di concentrare sempre di più tutte le attività nella città di origine, come dire, di Vimar, imponeva nel contesto in cui in questo momento si sta costruendo una grande infrastruttura, una specie di grande, come dire, passante che in qualche maniera permetterà anche di attraversare velocemente, più velocemente quel territorio e di servirlo anche in maniera più forte, è stata quella di comprendere, diciamo, la diversa percezione dalla sua topografia rispetto al territorio che poi diventa orizzontale. E quindi non rifuggendo il fatto che quella è comunque una fabbrica, un luogo logistico, un luogo di ricerca e di sviluppo, e quindi mantenere un linguaggio industriale, però facendo capire che anche banalmente scomponendo i volumi, raccontando con piccoli elementi volumi aggettanti, parti prevalentemente opache che poi diventano più trasparenti laddove abbiamo la parte di ricerca, quindi dove la presenza dell'uomo diventa ancora più significativa, e quindi un racconto sempre percettivo tra l'interno e l'esterno è il modo, secondo noi, per raccontare un'identità che è un'identità molto forte ma anche molto discreta, molto operosa ma anche molto densa in qualche maniera, e quindi sta in questi tipi di aspetti che poi si identifica in qualche maniera, è il carattere delle persone che rappresentano l'azienda, è l'approccio che l'azienda ha nel modo di confrontarsi col mondo e al suo territorio. E questo, secondo noi, che è il tema importante, perché, come sai, quello che afferma sempre il progetto, l'incontro tra due anime, quello del luogo e quello dell'uomo, e noi cerchiamo di captarle, capire e capire come poterle introdurre nel progetto per raccontarle. Chiudo come sempre con una metafora, come spesso succede nelle nostre conversazioni, con una metafora musicale. Spesso le aziende compongono un'ottima melodia, però poi ci sono degli scatti armonici che il progettista in qualche modo va a ricomporre, a ricostruire. Fuori di metafora, spesso ci sono delle belle intuizioni tecnologiche, ma poi vanno in qualche modo ricondotte al progetto e all'estetica di progetto. Quanto questo dialogo con le aziende ti interessa, vi interessa in generale nel vostro progetto? Ma mi interessa tantissimo, semplicemente perché le aziende sono territorio, quindi sono comunità, ovviamente sono materie e sono persone, quindi ho difficoltà a immaginare qualsiasi tipo o qualsiasi parte del processo del progetto e quindi del progetto stesso senza questo scambio, senza questo feedback. Fin dall'inizio, quindi un momento anche storico molto diverso da quello di oggi, ho sempre rifiutato l'idea, diciamo, che si dovesse progettare a catalogo nel rapporto con la materia, ma perché la nostra natura mediterranea, barra italiana, non può appartenere a questa logica, che magari è più una logica industrializzata che appartiene a certe altre culture, quelle più anglosassone, in parte anche quelle francesi con cui mi confronto da 15 anni. Noi qui abbiamo una grande capacità che è data anche dalla possibilità che ogni tema, seppur sia stato industrializzato, l'interazione con chi l'ha fatto è sempre preziosa, sempre generosa, proprio perché si mette in discussione per trovare la soluzione. Quindi è una ricchezza straordinaria, perderla sarebbe, come dire, perdere tutto ciò che ci identifica, quindi è fondamentale, è il cuore. Grazie Alfonso. Grazie Giorgio.